Sì, grazie Presidente. Intervengo sull'ordine del giorno che abbiamo presentato oggi, che solo all'apparenza è simile a quello della maggioranza PD-SEL. In realtà quello della maggioranza PD-SEL riprende la nostra risoluzione presentata il 26 febbraio, con la differenza che mentre noi chiedevamo di dare effettiva e piena attuazione ad una norma che di fatto già esiste e prevede in Regione la sperimentazione del reddito minimo, nella legge regionale 2 del 2003, norme per la promozione della cittadinanza sociale, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, introducendo tale sperimentazione entro il secondo semestre dell'anno corrente, la vostra proposta, voglio dire la proposta della maggioranza, è invece di approvare un'apposita legge regionale che promuova la sperimentazione del reddito minimo, ignorando, crediamo volutamente, che tale istituto è già previsto nella normativa regionale, nella legge sopracitata. Inoltre, a differenza della nostra risoluzione, che è stata ricalcata, tranne che per il finale, che è quello che noi poi abbiamo inserito nell'emendamento che proponiamo all'ordine del giorno della maggioranza, chiedete, viene chiesto il finanziamento soltanto sul prossimo bilancio. Per questi motivi preferiamo certamente il nostro ordine del giorno e proponiamo però un emendamento all'ordine del giorno presentato da PD-SEL. Nel nostro ordine noi impegniamo la Giunta a dare piena attuazione alle previsioni delle norme per la promozione della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati, per la definizione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui appunto alla legge regionale 2 del 2003. Impegniamo la Giunta a definire, come previsto da quella stessa legge regionale 2 del 2003, i criteri per la sperimentazione di un reddito minimo di inserimento, le condizioni per l'accesso, le misure di sostegno economico e di supporto all'inserimento lavorativo e al rafforzamento professionale che lo costituiscono, procedure di erogazione, forme di finanziamento, gli strumenti di controllo e di monitoraggio. Impegniamo la Giunta a predisporre un piano di attuazione che operi rispetto ad una platea di destinatari costituita dai cittadini che vivono al di sotto della linea di povertà relativa, con l'obiettivo di portarli al raggiungimento della stessa soglia, che correli direttamente accesso al reddito minimo di inserimento e misure di politica attiva del lavoro, strumenti formativi e opportunità di integrazione sociale. Chiediamo che sia inserita la richiamata sperimentazione nell'alveo della strategia europea per promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione, che costituisce parte della strategia dell'Unione per una crescita davvero sostenibile, intelligente ed inclusiva. E soprattutto chiediamo nel nostro ordine del giorno di introdurre tale sperimentazione entro l'inizio del secondo semestre del 2015, oltre a impegnare la Giunta ad attivarsi nelle sedi opportune affinché il Parlamento approvi al più presto il disegno di legge numero 1148 avente ad oggetto istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per l'introduzione del salario minimo orario. Tutto questo ci sembra così urgente, così stringente e così ormai non più scindibile da tutte le parole che riguardano la sostenibilità, la crescita e il nessuno deve essere lasciato solo, l'ossessione per il lavoro buono e il lavoro per tutti, che ci sembra molto importante che si prenda consapevolezza della differenza dei due ordini del giorno per non sprecare altre parole. Grazie.